Governatore, da cosa deve ripartire la Lega oggi? Beh, direi che riparte con il piede giusto, con Matteo Salvini e colui al quale abbiamo affidato e affideremo la custodia dell'idea, definiamolo così. L'idea, che è l'idea fondante della Lega, che è l'idea originale, che è quella di portare avanti nella sua integrità questa nostra idea, che è quella di difendere la nostra gente. E poi dall'altro pensare che al segretario sarà affidata appunto ogni tipo di declinazione, dall'idea fondante a quello che sono poi le amministrazioni, gli amministratori e l'azione della Lega di governo. In particolare una polemica contro l'Europa, in che cosa sta sbagliando? Ma l'Europa sbaglia nei suoi dettami, nel senso che come la Costituzione repubblicana nasce federalista e poi diventa centralista. L'Europa è un'Europa dei tiranni in questo momento, che valorizza poco quello che sono le comunità locali, ma anche l'Europa che deve lasciare spazio a tutto quello che sono poi le iniziative di diversi territori. Il Veneto con il suo progetto di indipendenza lo sta dimostrando. Ultima domanda, oggi sul Corriere si critica un po' il progetto della macro regione, lei come risponde? Beh, è che la macro regione è comunque un'idea che noi portiamo avanti, che è quella di una condivisione di strategie, che è quella di una condivisione di azioni a favore del nostro popolo. Poi la si può criticare o meno, l'importante è non stare seduti in tribuna ma scendere a bordo campo e lavorare.